Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. Oggi è sabato 2 maggio 2020. Siamo ancora in piena emergenza coronavirus e quindi in casa isolati. Ho fatto tutta una serie di video in cui descrivevo le applicazioni che utilizzo durante le mie escursioni, sistemi di GPS, come preparo lo zaino, come vengono calcolati i tempi di percorrenza e così via. Vorrei fare una sezione di, penso, tre episodi in cui parlo delle carte topografiche. Come ho descritto nell'episodio della tecnologia che utilizzo, tutte le mappe oggi le trovo, le scarico dalla rete e le ho a portata di mano sulle mie applicazioni. Quindi non è che prima dell'avvento della tecnologia internet e delle mappe online non si andava a fare escursioni o non serviva nulla. Si faceva l'uso delle mappe topografiche, sulle quali sono riportate nel dettaglio tutte le informazioni necessarie che un escursionista ha bisogno. Queste mappe, a parere mio, sono di fondamentale importanza ancora oggi, per diversi motivi, non più forse sul campo, direttamente durante un'escursione, perché come vi ho fatto vedere, con i sistemi di tecnologia aggiornata, ci danno tutte le informazioni in tempo reale. Ma io ritengo che per conoscere bene un territorio, per conoscere a fondo tutta la tipologia, la conformazione del territorio, i sentieri, il numero del sentiero, insomma, per tutta una serie di visuale che comunque uno schermo non ti potrà mai dare, la mappa non passerà mai di moda. È chiaro che le mappe presentano dei svantaggi. Per esempio, una mappa, quando sono trascorsi 10-12 anni, potrebbe diventare obsoleta. Non tanto per la configurazione del territorio, perché è quella lì, però per l'aggiornamento di magari sentieri nuovi, o che sono stati dismessi, bivacchi e rifugi nuovi o che sono stati chiusi o dismessi, strade, nuove vie, insomma, è chiaro che l'aggiornamento di una mappa non può essere fatto in tempo reale come quella sulla rete. Come ho detto all'inizio, vorrei fare una serie di tre video, penso, dove vado a descrivere in questo qui come è composta una carta topografica per escursionisti e come si può imparare a leggerla cercando di capire tutto quello che ci offre. Un secondo video mi piacerebbe farlo su come dalla mappa si possono rilevare i dislivelli di cui abbiamo necessità di sapere, le lunghezze precise dei sentieri che andremo a fare con i vari numeri, i segnavie, eccetera, eccetera, e il calcolo dei tempi con le formule che abbiamo visto già in un video precedente. Infine, un terzo video dove mi piacerebbe farvi vedere come ci si può orientare con la mappa e quindi capire precisamente dove siamo con due metodi messi a confronto. Uno col metodo del GPS, quindi rilevato dalle nostre apparecchiature elettroniche, e l'altro invece come si faceva 20 anni fa mediante la triangolazione con la bussola e quindi rilevare il punto esatto in cui siamo. Come dicevo prima, una carta topografica da escursionismo riporta tantissime informazioni, a partire dalla copertina, la quale ci indica già tutta una serie di dati importanti.
Di carte topografiche ne esistono di svariato tipo. Io mi sono sempre trovato molto bene per come sono fatte quelle pubblicate dall'escursionista, l'escursionista editore, che sono queste qua. Troviamo subito in alto a sinistra un numero, in questo caso il 12, che identifica nella Valle d'Aosta il settore che stiamo analizzando e viene riportato nell'anteprima dell'immagine, il settore numero 12. Il settore numero 12 della Valle d'Aosta è inerente alla zona della Basse Valli d'Ayasse e dell'Isse, più conosciute come la Valle di Champoluc e la Valle di Gressoney. Subito ci salta all'occhio un valore molto importante di questa carta, che è la scala. Questa carta di sentieri ha una scala di 1 a 25.000. Che cosa vuol dire? Vuol dire che la scala, in questo caso, è che questa area che è stata identificata come numero 12, questa zona, è 25.000 volte più piccola della realtà. In termini di misure, ogni centimetro che noi andiamo a leggere su questa carta rappresenta nella realtà 250 metri. Poi andiamo a leggere che risulta impermeabile e in più è formato con una carta antistrappo. Ecco che un altro valore importante, e andiamo a associare di nuovo la tecnologia alla carta stampata, è che tutti i sentieri di questa carta, quando c'è questo simbolo, sono stati mappati a piedi tramite un rilevatore GPS. Andando ad aprire un dato che mi salta subito all'occhio è questo qua. Questo dato riporta una sigla che è WGS84. Che cosa significa questa sigla? Questa sigla è un sistema di coordinate geografiche geodetico a livello mondiale. Ed è basato su un modello matematico. Il datum di questo sistema di rilevamento ci permette di definire in termini matematici la corretta posizione sulla superficie della Terra. È un discorso abbastanza complesso, però quasi tutte le mappe per escursionisti si basano su questo sistema di rilevamento. Un'altra sigla che leggiamo ancora qui, che è molto importante, è la UTM. Non è nient'altro che una proiezione su un piano, quindi su una carta in 2D, della forma sferica della Terra. L'UTM è un reticolato chilometrico, da non confondersi con il reticolato geografico che viene espresso in gradi. Se noi prendiamo per esempio l'intersezione di questo punto qui, vediamo che ci sono dei numeri rappresentati, vogliono dire che questo punto qua si trova esattamente a 395 km a est del meridiano di Greenwich, che è il meridiano di riferimento di partenza, e si trova sempre a questo punto a 5.061 km a nord del parallelo 0, che sarebbe l'equatore. Ritornando al discorso del nostro rilevatore GPS,
Nel nostro caso, per esempio, deve essere configurato in un certo modo. Se entriamo nelle coordinate, io l'ho impostato come appunto UTM, altrimenti ci rileverebbe delle coordinate in, per esempio, gradi, minuti e secondi, oppure in gradi e minuti, soltanto in gradi e così via. Ovviamente io vado a impostare il mio sistema in UTM. Scendendo, mi trovo anche il datum, che è quel discorso che abbiamo fatto poc'anzi. Quindi, entrando all'interno, ecco che il mio datum corrisponde al WGS84 come quello che è riportato sulla cartina. Quindi, i due sistemi comunicano. La posizione che il mio rilevatore GPS va a definire durante il mio tragitto, se lo riporto sulla cartina, è lo stesso. Anche qui, se entro all'interno del datum, posso selezionare svariati tipi di rilevamento. Però abbiamo detto che il nostro è questo qua. La carta completamente aperta ha una certa dimensione di relativa importanza. Un primo sguardo va subito dato alla leggenda nella quale sono riportati tutti i simboli e le descrizioni che troviamo sulla carta. Nel lato superiore vediamo che viene di nuovo riportata la scala 1:25.000, e qui specifica proprio che un centimetro su questa carta corrisponde a 250 metri nella realtà. Infatti, ogni 4 centimetri corrisponde un chilometro. Questo vuol dire che nel nostro UTM, quindi nel reticolato chilometrico, ogni quadrato che vediamo rappresentato su questa carta è di lato 1 km per 1 km. Analizzando nel dettaglio la cartina topografica, ci accorgiamo subito di una cosa, che è a colori. I colori cercano di rendere più simile alla realtà. I chiaroscuri e le sfumature che vediamo danno quell'effetto tridimensionale. Questo effetto si chiama lumeggiamento. Come possiamo vedere, la valle dell'Isse è attraversata dal fiume che dà proprio il nome alla valle, il fiume Lisse, che nasce sul Monte Rosa dei Ghiacciai dell'Iskam ed è di colore azzurro. Poi, mano a mano che le montagne al di fianco della vallata si innalzano, i colori sono sfumati sul verde, fino a una certa quota dove ormai il verde sparisce, quindi supponiamo dei 2500-2600 metri in su, e arriva il bianco delle rocce e le vette oltre i 3000 metri. Si possono vedere tutte le zone. Un aspetto molto importante sono le curve di livello. Le curve di livello indicano con precisione come se la montagna fosse sezionata a livelli e indicano con precisione l'altezza a cui ci si trova. Ogni riga di livello sale o scende di 25 metri e ad ogni 100 metri la quota viene indicata. Tutti i valori delle altitudini che troviamo scritte sulle cartine sono delle quote e indicano la distanza in verticale dal livello del mare. Mentre quando andiamo a calcolare da un punto A a un punto B mediante le curve di livello, quello si intende per dislivello. Tutti i sentieri
sono indicati con un tratteggio rosso, se sono anche segnalati con il numero del sentiero, che si vede circondato nel cerchio con il numero all'interno. In questo caso è un sentiero numero 6, che poi diventa un sentiero numero 5. Mentre i sentieri non segnalati con i cartelli, ma che comunque esistono, sono indicati con un tratteggio di colore nero. Tutte le carte topografiche sono rappresentate con il lato superiore rivolto a nord. Vi lascio in descrizione qui sotto tutti i link corrispondenti a ciò che abbiamo discusso e, come sempre, se vi è piaciuto il video mettete un like e iscrivetevi al canale, che è molto importante. Alla prossima, grazie, ciao!